percorsi letterari di Alessio Barettini. Ben ritrovati per questa seconda occasione dei nostri percorsi letterari. Ho scelto di parlare di un romanzo di Witold Gombrowicz, un autore polacco che ha scritto questo romanzo che si chiama Ferdydurke. Si tratta di un romanzo scritto nel 1936, il primo romanzo di Ferdydurke, che è stato recentemente ripubblicato dal Saggiatore con la nuova traduzione di René Salvatori e Michele Mari. Allora, è un romanzo molto strano, molto particolare, peraltro segnalato dallo stesso Milan Kundera, di cui ci siamo occupati la volta precedente, come uno dei tre o quattro più grandi romanzi scritti dopo la morte di Marcel Proust. Dunque, si tratta di qualche cosa di molto particolare, innanzitutto dal titolo, perché Ferdydurke non ha nessun particolare significato in lingua polacca, ma Gombrowicz aveva, simpatia per i giochi di parole, per i suoni senza senso, tanto che appunto una buona parte dei dialoghi che si svolgono in una scuola dove appunto è ambientata una parte del romanzo, sono giocati su un nuovo linguaggio voluto per accentuare l'aspetto dell'immaturità e del linguaggio giovanile. E dunque, di che cosa si tratta? Si tratta di un romanzo veramente particolare, si tratta di una sorta di romanzo di formazione fuori dai generi. Innanzitutto, qual è la trama di questo romanzo? Si tratta di un trentenne, il protagonista, di nome Giuso, che è un lavoratore occasionale, perdi tempo, senza tante capacità, una sorta di dandy che vorrebbe forse fare qualche cosa di più, ma un bel giorno si sveglia e scopre di essere tornato un adolescente. Si guarda nello specchio, ma è sempre uguale, eppure tutti lo scambiano per adolescente. Allora ecco che cosa accade che incontra un professore che lo interroga, vede che non è preparato e lo rispedisce a scuola, e qui appunto in questa scuola lui inizia a conoscere due persone, due amici, in realtà sono poi nemici fra loro, questo professore, questo direttore, poi esce dalla scuola, va ospite di una famiglia di cui conosce la bella liceale, i genitori immersi in una modernità voluta, cercata, auspicata e soprattutto proiettata verso quel gioco di apparenze che è il succo stesso della nostra epoca. E dunque si tratta anche di una contrapposizione allucinata sicuramente fra il mondo della modernità. Ricordiamoci che appunto siamo alla fine degli anni 30 in Polonia, pochi anni dopo sarebbe successo qualcosa di tremendo, e dunque la sensibilità di Gombrowicz ci porta a vedere un po' da subito, insomma, come la sua capacità di scrittura, appunto, di costruire una trama, dove appunto un po' tutta la strana piega che il Novecento prende ha in questa contrapposizione, no? Uno dei suoi punti chiave. E appunto da una parte quindi questa modernità che non si risolve, dall'altra parte una tendenza forte che quella della tradizione, quella del classicismo, quella del dovere, rappresentata da un compagno di classe perfettamente inserito nelle richieste peraltro folli degli insegnanti. E insomma, questo ragazzo Giuso è in sostanza una sorta di fanciullo che non vuole crescere. È una sorta di sindrome di Peter Pan, questa di Gombrowicz, che evidentemente vede nella sindrome di Peter Pan una sorta di specchio perfetto della nostra società, cioè di una società incapace di crescere del tutto.
E qui effettivamente si tratta di un'indagine molto precisa, fatta anche appunto di un linguaggio particolarmente curioso. E qui effettivamente, insomma, siamo veramente di fronte a un romanzo unico, perché intanto è un romanzo che ha decine di livelli di lettura. È un romanzo che nelle sue tre parti, la prima, la trasformazione di Giuso e le sue avventure a scuola, la seconda, le sue avventure in questa casa dove lui è ospite, la terza, con la fuga di Giuso e dell'amico in campagna, con tutta una serie di personaggi che costruiscono una sorta di quadro generale dei valori stessi della nostra società e che rendono la lettura di Gombrowicz, la lettura di Ferdyturk, una sorta di strano viaggio nella nostra coscienza, nella coscienza di individui, nella coscienza di uomini, nella coscienza di uomini occidentali del Novecento e chiaramente anche di questi primi anni del XXI secolo. Ci sono tante contraddizioni. Contraddizioni che sono in fondo ripetute in modo diverso, in forme diverse, a seconda degli autori che hanno costituito il grande pantheon degli scrittori del Novecento, tra i quali si inserisce Gombrowicz per aver avuto la capacità di creare situazioni non solo surreali, perché qui non si tratta solamente di surrealtà intesa nel vero senso della parola, quella che potrebbe farci pensare a Buñuel, a Breton, a Dalí, cioè di qualche cosa che afferisce al sogno, qualche cosa che afferisce all'accostamento di situazioni effettivamente diverse fra loro. No, qui siamo in qualche cosa di allegorico, qualche cosa di, voglio dire, persino di dantesco, no? Cioè c'è un viaggio in sostanza all'interno dell'anima di questo giovane e nel suo passato, nel suo presente, in un futuro che non si fa vedere, non si mostra, in un presente che è pieno di fratture, è pieno di situazioni effettivamente inspiegabili, situazioni grottesche. Ne cito tre, una per ogni parte. Nella prima parte c'è una sfida tra il secchione della classe e il, diciamo, il capo riconosciuto di chi invece vuole essere a tutti i costi moderno. Una sfida fra loro a trasformarsi la faccia in modo sempre più, come dire, virulento, no? E lui descrive questa faccia degli adolescenti che effettivamente è soggetta alle trasformazioni agli umori, a ciò che accade. E appunto questa guerra tra facce che sembra appunto rappresentare una sorta di baluardo finale, di tensione finale, dove questi due effettivamente sembrano scoppiare nelle loro forme. Nella seconda parte una scena incredibilmente surreale con Giuso che organizza un incontro notturno fra la bella liceale che vive nella casa dove lui è ospite e altri due personaggi, con dei biglietti scritti apposta per attrarre le mosche nella ragnatela, un ragazzo, diciamo, un po' bello e maledetto e un insegnante che sarebbe appunto lui contento di effettivamente poter amare questa bella e seducente giovane, ma in una situazione quindi che appunto si costruisce con questi due uomini e lei nella stessa stanza, a presentare effettivamente una modernità profondamente ambigua. E poi nella terza parte con l'amore che si crea fra il giovane Mentino e il Garzone e che viene rappresentata da Gombrowicz con una trasformazione che vediamo accadere in Mentino che viene espressa attraverso un linguaggio, cioè questo giovane moderno che all'improvviso si ritrova a parlare proprio come i contadini, proprio come se noi effettivamente ascoltassimo il dialetto che viene fuori in questo modo. Quindi è un romanzo che è effettivamente un grande tetraedro con centinaia di possibilità diverse di lettura e che assolutamente
va letto non solo per, appunto, vado a concludere, per la capacità di Gombrowicz di costruire mondi, ma anche proprio se si amano situazioni effettivamente un po' surreali, un pochino estreme, come quelle da lui spesso create anche in altri suoi romanzi. Un saluto a tutti. I percorsi letterari di Alessio Barettini.